Sul CV Blog, ragazzi, io sono Eugenio e questo video nasce dalla richiesta di un mio follower che mi chiede se posso condividere i settaggi della mia SimCube e di assetto Corsa. Sì, è vero, il video è un po' lungo, però cercherò di essere breve nei concetti e poi andremo a fare un piccolo test per vedere come risponde il volante e ne traiamo le nostre conclusioni. Tengo a precisare che questi settings sono molto soggettivi, dipendono da persona a persona e da postazione a postazione. Tanti altri sono i fattori, tra cui il diametro della corona, il tipo di base utilizzato, il peso stesso della corona, il tipo di motore e il tipo di elettronica applicata. Nello specifico in questo video andiamo a vedere quali sono i miei settings per un SimCube prima versione con motore Big Midge ed elettronica di 750 watt. Abbinata ad una corona di 33 cm della Sparco, il modello replica fatto dalla Thrustmaster R383, al quale io ho applicato tante modifiche. Iniziamo quindi dai settings della SimCube. Come possiamo vedere, io ho un motore con una Ioni configurata a 15,7A con un encoder BCC. Nella schermata profili io ho creato un nuovo profilo che ho nominato AC. Utilizzo la massima forza sul motore, un range di sterzata di 900 gradi con blocco sterzo soft, poi utilizzo questi filtri quasi per tutti i giochi, tra cui il SimCube Forza Reconstruction Filter, lo utilizzo al minimo, il Torque Bandwidth Limit Unlimited, Peaking and Notch Filter lo utilizzo disabilitato. Per quanto riguarda i filtri che sono sempre presenti sulla mia base, sono Dumping al 6%, Friction al 3%, Inerzia al 10% e lo Static Force Reduction al 10%. Vi spiego come sono arrivato a settare questi dumping, friction e inerzia in autonomia. Essendo che ho avuto molta esperienza in officina, so come risponde il volante di una macchina alzata sul ponte, quindi so che resistenza deve avere un volante quando la macchina non ha le ruote a terra sull'asfalto. Quindi credo che la nostra base, quando non c'è alcun gioco avviato e quando non c'è nessuna forza inviata sul motore, il piantone deve rispondere secondo me come un'auto reale. E più o meno la resistenza e la rotazione che sono riuscito a ottenere è molto simile a quella di un'auto stradale. Per quanto riguarda questi filtri, SimCube Force Reconstruction Filter, io lo utilizzo al minimo, quindi la modalità più veloce, sia per ridurre i tempi di elaborazione del segnale da parte della SimCube, sia comunque perché mi piace un segnale di force feedback molto grezzo. Il Torque Bandwidth Limit invece è un filtro passo a basso. In questo caso, parlando di assetto Corsa, il force feedback viene elaborato da una frequenza che va dai 111 Hz ai 333 Hz. Questo valore può essere modificato nelle impostazioni dei file di gioco. In generale questo qua funziona che, ad esempio, se io seleziono 1000 Hz e il gioco mi invia un segnale, non succede in questo caso, però se dovesse succedere che il gioco invia un segnale superiore ai 1000 Hz, la scheda taglia tutte le frequenze che stanno sopra al valore selezionato e quindi abbiamo un force feedback, passatemi il termine, limitato. In questo caso io lo utilizzo unlimited, così qualsiasi tipo di frequenza che il gioco invia viene inviata sul nostro motore. Non è il caso di assetto Corsa, ripeto, perché assetto Corsa comunque ha un range di elaborazione del segnale force feedback che va dai 111 Hz ai 333 Hz. Il peaking and notch filter invece io lo utilizzo disabilitato, in quanto sul SimCube la prima versione, io non so se succede anche nella seconda, però nella prima versione il volante non risponde come dovrebbe e in alcuni casi genera delle forze involontarie, quindi in questo momento io lo utilizzo disabilitato perché sinceramente va a snaturare quello che è il force feedback e non mi piace assolutissimamente come funziona e come è stato implementato. Passiamo ai direct input effect. Molte persone, vedendo questi due valori di friction e dumping al 100%, potrebbero storcere il muso, però vi spiego per quale motivo io utilizzo queste forze al 100% e perché credo che sia giusto utilizzarle al 100%. Innanzitutto dobbiamo capire che i direct input effect sono i filtri che vengono utilizzati dal gioco
per poter inoltrare il segnale sulla scheda. Quindi, se il gioco vuole trasmettere una pesantezza sul volante, lo farà attraverso il dumping oppure il friction. Nel caso di Assetto Corsa utilizza molto il friction, mentre in alcuni momenti, quando l'auto prende un cordolo oppure c'è un'asperità dell'asfalto significativa, utilizzerà le forze quadrate e sinusoidali, che sono le sine wave e square wave. Passiamo adesso ai settings di Assetto Corsa. Per prima cosa bisogna sapere che Assetto Corsa ha delle funzioni sperimentali che possono essere abilitate da alcuni file di configurazione all'interno della cartella del nostro gioco. La funzione di cui vi sto parlando è il LUT, quindi la Locate Table, e la funzione giroscopio. Cominciamo col giroscopio, che forse è più facile da spiegare. Il giroscopio, se abilitato come funzione in Assetto Corsa, riesce ad emulare quello che è il giroscopio nella realtà. Che cos'è? Si basa sul principio di conservazione del momento angolare. Mi spiego meglio. Quando abbiamo un oggetto che ruota verso una direzione, per questo fenomeno fisico riesce a mantenere il suo momento di angolazione. Immaginate un hard disk di questi portatili. Quando è acceso e il disco è in rotazione, se provate a ruotarlo sul suo stesso asse, noterete che incontrate una certa resistenza. Questo succede anche nella macchina reale, quindi più la macchina va veloce e più c'è questo fenomeno. Su Assetto Corsa si può replicare attivando questa funzione del giroscopio. Come si fa? Bisogna entrare nella cartella di Assetto Corsa, quindi dentro Steam Library, Steam Apps, Common, Assetto Corsa, e poi c'è una cartella che si chiama System, CFG, e qui dentro c'è un file che si chiama assettocorsa.ini. Lo apriamo con il nostro editor di testo e nella funzione sperimentale, quindi noteremo FF underscore experimental, troviamo questa funzione enable underscore giro, che io ho settato su 1. C'è da dire una cosa: questa funzione, una volta abilitata, cambierà drasticamente il force feedback del gioco. Ci sono alcune persone che si trovano meglio utilizzando il giro. Io ad esempio mi trovo meglio con il giro abilitato perché sento meglio lo spostamento di carico della macchina. Ma ci sono tantissime altre persone che magari hanno dei volanti diversi. Io ho visto persone con il G25 o G27 che trovano molto più confortevole avere il giroscopio disabilitato invece che abilitato. Il consiglio è provare, se vi piace lo tenete, se non vi piace no. Adesso passiamo al LUT. Che cos'è il LUT? Il LUT è la Lookape Table, è una tabella dove ci sono i valori di risposta del nostro volante ad ogni tipo di forza applicata. Come si fa a generare questo file? Abbiamo bisogno di un software che si chiama WellCheck per generare il formato tabellare, e poi abbiamo bisogno del LUT Generator, che prende questo file tabellare e lo traduce in un file di LUT. Vi lascio questi due software in descrizione, così se volete provare ad abilitare il LUT sulla vostra postazione avete già un riferimento. Quindi io prendo i miei due file, li estraggo e per prima cosa avvio WellCheck. Nella finestra joystick abilitiamo SyncCube. Su Spring Force dobbiamo effettuare Step Log 2 Linear Force Test. Questo che fa? Manda dei segnali di force feedback sul nostro volante e in base a come risponde, quindi in base alla posizione in cui si trova il volante dopo aver applicato una certa determinata forza, riesce a creare un formato tabellare con una linea di riferimento che corrisponderà alla nostra linearità di volante. Un consiglio: se volete generare un file di LUT molto preciso, vi consiglio di portare il valore max count a 150 oppure 200. Una volta fatto ciò, nella cartella documenti noterete che sarà stato creato un file .csv. Questo qua è un formato tabellare che può essere letto con Excel. A noi poco ci interessa perché abbiamo il nostro LUT generator, facciamo open csv, gli diamo il nostro file e lui ci chiede di salvare un nuovo file dentro la cartella documenti Assetto Corsa CFG, che è la cartella di configurazione delle periferiche di Assetto Corsa. Quindi do un nome al mio file e vedrò questo grafico.
In questo grafico qua, la linea rossa corrisponde alla risposta del nostro volante, mentre la linea verde corrisponde alla linea corretta. Nel mio caso ho uno 0 che è perfetto, e più aumenta la forza, più il volante risponde più del dovuto. Quindi il LUT generator che cosa ha fatto? Ha creato una curva di correzione dando dei valori negativi. Di modo che se noi sommiamo la linea rossa con quella verde, riusciamo a fare una diagonale perfetta, e quindi quando il gioco leggerà questo file saprà che quando deve inviare una certa determinata forza deve inviarla con una certa corrispondenza, altrimenti il volante risponde o più del dovuto o meno del dovuto. Ora abbiamo generato il nostro file, però dobbiamo cambiare il file di configurazione di modo che si prenda il nostro file modificato. Quindi andiamo su documenti, assetto corsa, CFG, e abbiamo un file che si chiama ff_post_process.ini. Modifichiamolo con il nostro editor di testo e abbiamo il primo header che ci indica che attualmente il tipo di force feedback inviato sul volante è di tipo gamma, ma che però è disabilitato, quindi non abbiamo nessun tipo di effetto che verrà inviato sul nostro volante, ma abbiamo solamente il nostro force feedback nudo e crudo. Per poter utilizzare il LUT, su type dobbiamo sostituire gamma con LUT e curve dobbiamo sostituire crazy1.lut con il file che abbiamo generato, quindi nel mio caso ASD. Non salverò questo file perché a me non piace come risponde assetto corsa con il file di LUT. Infatti succede nel mio caso che in alcuni momenti il force feedback è troppo leggero e magari quando si prende il cordolo il volante ti strappa quasi le mani. Quindi preferisco utilizzare il force feedback nudo e crudo come lo dà il gioco. Adesso monto il mio volante. E avvio il gioco. Essenzialmente assetto corsa può essere avviato o dal suo launcher originale oppure dal content manager. Io utilizzo il content manager perché utilizzo alcune mod riguardo ai circuiti, riguardo alle auto da utilizzare, nonché ho una piccola modifica della grafica che la rende un pochettino più reale. Comunque, se andiamo su impostazioni, su controlli, possiamo vedere che io ho settato il guadagno del mio force feedback al 50%. C'è da specificare una piccola cosa. Già il 50% force feedback per alcuni di voi può essere abbastanza forte. Valori sopra al 65%, 67% non sono consigliabili perché con alcune auto possiamo andare incontro al fenomeno del clipping. Che cos'è il clipping? Il clipping è quando il gioco vuole inviare un segnale force feedback maggiore di quello che è la sua banda. Quindi immaginiamo un segnale force feedback con lo 0 e il 100%. Quando il segnale supera il 100%, il nostro segnale è in saturazione, quindi è in clipping. Per il resto utilizzo al 0% il filtro, questo serve per ammortizzare quello che è il segnale, funziona simile al reconstruction filter del SyncCube. Forza minima al 0% perché nel caso della SyncCube abbiamo un valore di forza minima già settata dalla scheda. Per quanto riguarda l'effetto cordoli, io lo utilizzo al 40%, effetto dell'asfalto al 10%, scivolata al 3% ed effetto ABS al 21%. Non utilizzo il migliore effetto sottosterzo in quanto quando l'auto va in sottosterzo già di per sé viene annullato di un bel pole force feedback, e quindi selezionando il migliore effetto sottosterzo, quando l'auto effettivamente va in sottosterzo è come se il force feedback si annullasse, e a me non piace. Per il resto ho come effetto giroscopico, quindi il file che abbiamo modificato prima con content manager si può fare semplicemente mettendo un visto sull'effetto giroscopio, e non ho altri settings particolari. Una cosa che avevo dimenticato di dire è che utilizzo lo static force reduction al 10%. Questo, lo ripeto, serve a ridurre la forza costante per dare spazio alle forze di dettaglio.
Quindi immaginate di stare in una curva piena e il gioco invia un segnale pieno con una forza costante al massimo di force feedback. Se in quel momento avete un'asperità dell'asfalto significativa oppure prendete un cordolo, non verrà riprodotto sul nostro volante, in quanto la forza costante avrà già occupato il 100% del segnale del nostro force feedback. Lo static force reduction, più si aumenta questa percentuale, più la forza costante viene ridotta. Al 10% è già un valore molto accettabile. Ok, adesso prendiamo un Abarth 500 SS, facciamo un breve test e verifichiamo come risponde il nostro volante. Teniamo a mente che i direct input che sto utilizzando in questo momento sono tutti al 100%. Adesso, chi di voi ha una 500 SS, una qualsiasi 500 Abarth, sa quanto è leggero da ruotare il volante a veicolo fermo. E infatti, come si vede nel video, io sto ruotando il volante utilizzando solamente un dito. Adesso faccio varie prove, quindi di sterzata. Quindi adesso ho sterzato verso destra e possiamo verificare dal quadrante qui a destra, immediatamente sopra al video del volante, che la linea questa grigia è il segnale che il gioco invia al nostro volante. Ora farò delle prove varie. Come prima prova voglio provare ad effettuare una sgommata con la macchina e vedere se il volante effettivamente si libera. E come si vede in video, quando lo si lascia mentre le ruote riprendono aderenza, vediamo come ritorna precisamente al centro. Quindi in questo primo test si è comportato molto bene, ha rispettato quello che è il reale comportamento di una 500 Abarth reale, e adesso proviamo il suo comportamento sul cordolo. Quando sono andato sul cordolo, il gioco ha inviato un segnale di ritorno del volante verso l'altro senso, quindi anche questo comportamento è stato rispecchiato, e adesso proverò a bloccare le ruote sull'anteriore per vedere come si comporta la macchina. Effettivamente, bloccando le ruote sull'anteriore, il volante è completamente libero. Potete vedere come risponde quando va in sottosterzo, quando prende il cordolo. E adesso faremo un'ultima prova facendo andare il veicolo sull'erba, quindi il volante dovrebbe perdere quasi del tutto il force feedback, e vediamo come si comporta. Abbiamo verificato le vibrazioni sul cordolo e quindi la macchina sull'erba con il force feedback che è quasi annullato. Adesso facciamo un altro test con un'auto un po' più difficile da guidare. Ho scelto per questo test una Porsche 917/30 Spyder del 73, è un'auto praticamente senza controlli di alcun tipo, il cui volante è abbastanza duro da ruotare, e infatti vediamo come in video io utilizzo tutte e due le mani per ruotare il volante perché è veramente duro da ruotare. Possiamo verificare sulla linea del force feedback quanto poco basta per avere un segnale sul nostro volante, ed infatti con questo veicolo si sentono tantissimo le asperità dell'asfalto. È riprodotta molto bene anche la perdita d'aderenza sull'anteriore e quindi l'assenza di force feedback quando le ruote sono completamente bloccate. E adesso facciamo un piccolo test sulla strada. Vediamo come la linea durante la marcia del veicolo aumenta durante il cambio di direzione del veicolo. Si sente molto bene lo spostamento di carico. E adesso vediamo come risponde il nostro volante quando le ruote sull'anteriore vengono bloccate. Il prossimo test che faremo, proviamo un po' il cordolo sulla sinistra. E adesso facciamo la prova che abbiamo fatto in precedenza anche con la 500, quindi proviamo ad andare sull'erba e vediamo che il force feedback sul volante è completamente annullato. Vediamo quindi quanto possa sembrare realistico un effetto di force feedback sul volante riprodotto da un segnale inviato da Assetto Corsa, e vediamo come cambia da auto in auto. Infatti con la 500 in precedenza avevamo un segnale force feedback molto più leggero rispetto a quello della Porsche 917. Infatti non solo è molto più difficile da guidare la Porsche 917 perché è un'auto comunque indomabile senza controlli, e comunque anche nel tracciato misto possiamo vedere come la linea force feedback aumenta con un'auto diversa,
Soprattutto un'auto di questo tipo con un'elevata aerodinamica, quando si arrivano a velocità elevate, vediamo che il nostro force feedback aumenta di molto. Pensate che in questo momento c'è solamente il 50% di segnale inviato sul nostro force feedback, abbiamo il nostro segnale che è abbastanza pulito, non va mai in clipping, abbiamo il nostro motore che risponde molto bene. E per quanto mi riguarda, io sono molto soddisfatto del risultato. Ok ragazzi, non vi rimane che provare anche voi questi settings e magari scrivetemi nei commenti se ritenete che siano giusti utilizzare i direct input al 100%, di modo che il gioco invia tutti i suoi segnali per come è stato studiato, tenendo conto comunque che nella mia postazione c'è solo il volante a trasmettere il force feedback, quindi tutte le vibrazioni, tutte le asperità dell'asfalto vengono trasmesse solamente dal volante. Non ho una postazione dinamica dove lì ad intervenire su alcune forze che possono essere l'asperità dell'asfalto, delle vibrazioni particolari, sono per l'appunto i motori della postazione dinamica, oppure in alcuni casi ci sono persone che per emulare questi effetti hanno dei butt kicker. Quindi potete vedere quanto è variabile e quanto è soggettivo il force feedback di un simulatore e quanto può essere variabile il comportamento e force feedback con tutti i direct input al 100%. Ripeto, molte persone, specialmente i fanatici del direct drive, pensano che avere un friction e un damping superiore del 15, massimo 20% sul motore sia un errore. Secondo me questa qua è un'opinione soggettiva, perché per quanto mi riguarda e per l'esperienza che io ho avuto nel campo della guida sportiva, vi posso assicurare che il volante risponde meglio con tutti i direct input al 100%. Ciò non significa che ho ragione io o magari ha ragione qualcun altro, è un'opinione totalmente soggettiva che una persona può condividere o meno in base alle proprie esigenze, in base alle proprie opinioni. Con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un pollice in alto, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.